e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nuovo capitolo? Si possono chiamare capitoli quelli di Monster Hunter? Lo scorso episodio è finito con la sconfitta di Mandelgar, non credo sia una sconfitta definitiva, dentro al vulcano Dovan. Abbiamo sconfitto il suo mostro superpotenziato e abbiamo liberato i numeri che sono gli amici di Naviro. Quindi vediamo oggi che succede, magari anche loro ci daranno una mano più avanti. Ben fatto, 5, ci hai salvati, sì! Pare che dobbiamo ringraziare anche il tuo socio. Nya, non siamo solo soci, siamo amici. Vedremo tutto il mondo insieme. Inoltre vorrei dirvi che da ora in poi userò il nome Naviro. Naviro, Ti dona, mi piace. Ahimè, col tempo il destino fabbrica una ragnatela diversa per ognuno di noi. Tuttavia, i legami che abbiamo forgiato da compagni numerati restano indomiti. La mia strada porta diritto a una zampa di cure. Io ero randagio prima di giungere qui. Non ho una casa a cui tornare. I negozi saranno una base effettiva e tangibile. Per frequentare casa mia. Sono serio, quattracchi. Yippee. Ci vediamo in giro, Naviro. Vai in pace, ecco, vai in pace, ecco. Prendetevi cura di voi. Ok, è ora di tornare a fare il rapporto a Dammel. Eh sì, perché abbiamo liberato praticamente la strada. Non so come ringraziarvi. Avete salvato la nostra città dalla rovina. Ah, pare che abbiamo conquistato un'altra città. Nessuno ci fermerà. Non essere troppo sicuro di te. Proprio come dice lei, signorina Vigna, giusto? Non ci hanno ancora presentati. Io sono Ciccio, una sorta di rider apprendista. Potrei imparare tanto da lei. Un apprendista rider? Ora che ci penso, come mai sei qua, Vigna? Segui una voce. Ho sentito che volete costruire un luogo per riunire i rider nel villaggio di Albarax. Volevo accertarmi con le mie orecchie che tutto ciò fosse vero. Gna, sei venuta qui così che potessimo andare là tutti insieme, eh? No, non è che volessi vedervi o altro. Portavo Frostfang a passeggiare e siamo capitati qua per caso, ok? Grazie al rituale sciamanico non è più infastidito dai luoghi caldi. Wow, magnifico! Come segno di gratitudine abbiamo preparato una nave per voi, giù a porto. Fatene pure l'uso che preferite. Magnifico! Non ci faremo certo pregare. Wow, abbiamo una barca! Mitico, pensate a tutti quei frutti di mare! Pare che la nostra posizione nel mondo stia migliorando, vero, socio? Ah, io qui avrei delle uova? Uno. Vediamo un po' che ci sta dentro, va. Un Gravios. E dai, difesa 10. Wow. Aha, beh, la nave sta al porto, ovviamente. Non è che può stare da un'altra parte. Ah, sembrava una persona qui. Persona tutta. Oh cielo. Scusate, vorrei ringraziarvi per avermi salvata. Fiora Alicia, sei proprio tu. Non ho mai dubitato che ci saremmo rivisti. Ti fai chiamare Naviro adesso? Sembra che tu stia proprio bene. Ehi, Naviro, chi è questa gattina? Ah, forza, presentacela. Beh, Fiora Alicia è tipo mia... La mia salvatrice! È lei che mi ha salvato la vita. Non ho fatto niente del genere. Naviro, il capo del villaggio Copney era in pensiero per te. La capo villaggio Mallory? Nonna? Torniamo insieme al villaggio Copney. Io non posso! Giurei che non ci sarei mai tornato. Naviro, come puoi dire qualcosa di tanto terribile? E voi tutti siete benvenuti a unirvi a noi. Davvero possiamo venire anche noi? Certamente. Ci sono solo Felin, è vero, ma il clima è stupendo. Un villaggio di Felin. Io vengo con voi. Avinia. Non è che muoio dalla gioia, è che non ci tengo così tanto. Insomma, è che non voglio sembrare scortese, ci vengo solo per voi. E non ho mai detto che ci sarei andato. Naviro, per favore, passami a salutare la capovillaggio. Va bene, in fondo come potrei mai dirti di no, Fiora Alicia? Tu vieni con noi, socio? Grazie mille, la capovillaggio ne sarà molto felice. Il villaggio è a poca distanza da qui, via mare. Andiamo! Nave? Tipo in Pokémon, dove vuoi andare? Parcolotta oppure... Beh, pare un bel posticino. Siamo arrivati! È ora di mangiare, ho una fame pazzesca! Quanti Felin! Quanti cuscinetti zampettosi! È vero.
i bottoncini. Dovresti rimandare a salutare il nostro capo villaggio. Sarà così contenta di rivederti, Naviro. Dici? Non sarà furiosa che sia partito senza avvertirla? No, ma certo che no. E potrei anche presentarle Link mentre ci sei. Alrighty then. Missione di secondaria di difficoltà 5. Non riesco a fare neanche le 4. No, scusa, le 4 riesco a farle. Guarda qua. Sono il felino rissoso dalle zampe furiose. La furia zampettante. Abbiamo delle missioncine già che io affronterei molto volentieri. O meglio, le prendo, però poi le affronto per conto mio. Una giagga vi ha attaccati? Ah, vuole vendetta? Uccidi 8 giaggia, va bene. Quando le trovo le affronto. C'è un Ludrot purpureo soprannominato il fiore infernale. Ma i Ludrot ora fanno paura? Vabbè, io accetto le missioni che mi danno i ragazzotti qui. E poi le faccio magari quando stacco un attimino. Consegno un grillo dorato. Non c'è il grillo dorato già? Ok, niente allora. Ah, ma questo qui c'ha le domande. Ok, allora. Domanda numero 1. Di che colore è la bandana di Dommel? È gialla. Domanda numero 2. Con parti di quali mostro viene creato un Sifos di fiamma? Gravius. Domanda numero 3. Quante freccette ci sono sul bersaglio di casa di Roberto? 4. Yes. Felin sbigattito. Questo cerca il suo compagno. Vabbè, allora, dove? È pelo grigio chiaro e ama viaggiare. Allora, dobbiamo andare dal capovillaggio. Ma è una viverniana? Una gattara, lei! Perché tutti i gatti? È una gattara. Capovillaggio Mallory, siamo tornati? Quella voce, Fioralice, sei davvero giù, grazie al cielo, stai bene. Mi dispiace di averti fatto preoccupare. Adesso sei tornata sana e salva, conta solo questo. Anche sono felice di vederti, mia cara. Confesso che iniziamo a preoccuparmi. Sembra che debba ringraziarmi per il ritorno di Fioralice. Che giornata felice. Nonna, ho tenuto la tua stanza esattamente come l'avevi lasciata. Sarete stanchi dopo aver viaggiato tanto, perché non vi riposate un po'? Nonna, ora si fa chiamare Naviro. Lui e Link mi hanno salvato da quei rapitori di gatti. E se ti può interessare, siamo tutti rider. Già, siamo eroi, ma siamo anche modesti. Secondo alcuni, più modesti. Tu non sei un rider. Rider, capisco. Grazie di cuore per averci salvato Fioralice. Naviro, fai bravo e porti i tuoi amici in camera tua a riposare. Sì, certo. Andiamo, Sogio, da questa parte. I Power Fairy? No. Oh, guarda chi c'è, è un po' che non ti si vede in giro, randagio. Ehi, tu! Tigre, non essere scortese. Naviro, non starlo a sentire. Che nome strambo, sentito Naviro. Mi stai dando dello strambo? Si metto le zampe addosso. Oh, che paura, guarda come tremo tutto di paura. Su, fai quel tuo trucchetto da circo, così posso cacciarti a calci da qui. Gna, smetti di litigare, dovremmo essere tutti buoni amici. Il tuo buon amico Afritocchi si fidava di lui, ma non succederà di nuovo. Bravo, Tigre, digliene 4. Fai un passo falso e te ne pentirai a mia ora mente. Di che state parlando? Naviro non farebbe ne male nemmeno a un Brabra. Mia, è tutto un malinteso. Naviro non ricorda nulla di quello che è successo. Mia, non ha importanza. Io ho fame ora. Andrò a prendermi un po' di pesce e sushi. Aspetta, Naviro! Dai, seguimi Naviro. Vengo anch'io. Ricordi quando arrivasti qui? Fu allora che ci incontrammo. Fioralice. Io ora ricordo tutto. Scappai dal laboratorio di Manielgar e mi ritrovai in mare aperto. Fu così che naufragai su quest'isola. Tu mi salvasti anche se non sapevi chi fossi in realtà. Miau, in verità fossi tu a salvarmi. Ero stata attaccata da un Jaggi nella Valle Awa e tu mi difendesti. Quella fu la prima volta che la vidi. Quella luce tanto meravigliosa. Invece, Tigre, lui credeva che fossi stato tu a farmi del male. Provai a dirgli cosa fosse successo realmente, ma... Tu avevi già lasciato l'isola. Mi ero reso conto di non essere come tutti gli altri. Posso capire come mai Tigre sia così arrabbiato con me. Socio! Tirati su, Naviro! Ricordati che hai dei buoni amici qui al tuo fianco. Dovresti mangiare un boccone? Io mi sento sempre meglio dopo un bel pasto. Ciccio, pensi mai a qualcosa che non sia il cibo? Amici miei, io
Io sono sicura che tutti gli abitanti del villaggio capiranno, Nabiro. Forse se farei qualcosa per loro saranno pronti a lasciarsi tutto alle spalle. Ad esempio, ho sentito che i piumoni di piume di Gargua sono problemi arbidi. Se avessi delle piume di Gargua provenienti dalla Valle Agua, allora potresti far contenti tutti quel villaggio. Ci metto la zampa sul fuoco. Mia, se lo dici tu, direi che potremmo procurarcele. Va bene, facciamolo. Però ci saranno dei mostri nella valle. Per favore, fate molta attenzione. Quindi dobbiamo procurarci delle piume. Raccogli delle piume di Gargua e crea dei piumoni per gli abitanti del villaggio. Ne saranno entusiasti. Va, bi, e, ne. Che succede tu? Ah, ok. Puoi uccidere qualche Gargua qua e là. Esce dal cancello per andare nella valle Awa. E là puoi cercare Gargua. Ci serviranno 4 piume di Gargua. Va bene. Andiamo allora, socio. Andiamo per di qua allora, giusto? Beh, spero che sia giusto. Ah, Valle Awa, vai. Ah, sono sti cosi qua piumati? Ciao, bello! È uno struzzo gigante lui. Un emu. È un Gargua. Potenza. Ok, lui attende, ci guarda. Va in sala d'attesa lui. Sta aspettando. Che gli facciamo del male! Non mi piace il fatto che scappano. Come li faccio a fare fuori ora? Mosti. Ah, ok, non è abbastanza legato. Quindi primo turno attende e si fa colpire. E nel secondo fa arretramento. Devo fargli un bel danno. Devo fargli un bel danno, allora. Va bene. Diamoci da fare, allora. Per fortuna che ce ne sono tanti. Davvero. Aspetta un po'. Scusami che scendo un attimo, che c'ho da fare, eh. Vado qui. Il fatto che ci entri con quell'armatura e quell'arma gigante è per... Fantastico. Ok, ciao. C'è un bello zuccherato. Wow. Colesterolo e glicemia a volontà. Perfetto, ma forse ho visto male io prima, no? Cioè io sono andato qua giù e mi ha fatto sbucare a villaggio. Aglione per due, bene, sì, qui si trovano gli aglioni. Ottimo. Ah no, è un'altra mappa, vedi? Oh. Ah, ma allora qua si farmano... Calma, qua si farmano gli aglioni allora. I Jaggi, ah, che devo sconfiggerli. Fanno attacco potenza, eh? Va bene, ragazzi. Allora vi attacco con la velocità, vi attacco. Devo sconfiggere questi Jaggi io per la missione. Però la faccio anche ora. Cioè, sono facili da mandare giù, più o meno. Osso... Ah, medio. A me serve quello grosso per un'altra missione. Mi servono le ossa di mostro grosso. No, questi la velocità. Ah, Jaggi. Jaggia. Ah, sono mostri diversi. Jaggi e Jaggia. E qui si attaccano con la velocità. Allora facciamo la tecnica, amico mio. Niente, Ratia non ce la fa a capirlo come funziona l'attacco, no? Un po' tontarello. Niente, Rata è testardo. È andato, vai. Buono! Attenzione. Questo cos'è? Gran Jaggi addirittura abbiamo. E questo a sempre velocità fanno. So scemo io allora. E fanno anche un grande male. No, fanno male questi.
fanno davvero male. Scappiamo, gambe levate poi. Allora, io non disturberei il can che dorme. Lo lascio dormire anche se c'è un tesoro là dietro. Ma questo mi pare bello cattivo, guardalo come se la dorme. Cos'è? Ha la proboscide come un elefante? Una specie di chimera, pare. Va bene, lo lascio stare. Qua ci posso tornare comunque nella Valle Aowan, in questa parte qui, con la Gattovana, quindi magari quando ho un paio di livelli più alto vado lì e faccio il bello e il cattivo tempo, come è giusto che sia. Wow, quello è l'Udrot che devo sconfiggere. Acci picchia, se è grosso. Non vorrei davvero incrociare sto cammino. Ci penserò magari in un secondo momento. Ecco, bravo, vattene, va. Va bene, direi che è il momento di tornare a casa, eh. Possiamo andare. Abbiamo fatto la nostra bella scampagnata. Abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere. Una missioncina fatta. Io mi sento in pace con il mondo. Capo, io ho raccolto ste quattro piume di Gargua. Vanno bene? Wow, che materasso morbidoso. Vorrei solo sdraiarmi e dormire tutto il giorno. Un tempo ti trovavo spaventoso, ma in realtà sei piuttosto generoso. Fa la rima? Mi sbagliavo su di te, ti chiedo scusa. Va bene, non preoccuparti. Io non mi ha dato mai un fastidio in realtà. D'ora in poi siamo amici di Zampa. Andiamo a sdraiarci al sole? Scusa, sono un po' occupato adesso. Facciamo un'altra volta, ok? Non è magnifico? Siamo tutti i miei amici adesso. Naviro, Link, il capovillaggio vuole parlarvi. Ma certo, andiamo, socio. Troviamo la nonna, la capovillaggio Mallory. Che bello, vorrei proprio darmi un po' al sole, sarebbe perfetto. Perfetto, cosa hai detto? Nulla, capo. Ehi, Naviro! Spero tu non stia pensando di stabilirti nel villaggio adesso. Non preoccuparti, devo ancora fare molte cose con il mio socio. Devo quindi andare a parlare con la capo villaggio Mallory, ma lo farò nel prossimo episodio. Amici, in descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. Vi ringrazio per aver visto questo video di Monster Hunter Stories. Ci vediamo appunto nel prossimo. Ciao!